vediamo perché non denunciano, perché non si sentono tutelate. Se noi non riusciamo neanche a nascondere il loro indirizzo nuovo, perché se io vado all'anagrafe me lo danno. La voce di chi prova ad accompagnare in un cammino di autonomia una donna vittima di violenza e conosce dove le vite delle persone si incastrano nella burocrazia. Non è possibile nascondere l'indirizzo di una donna in pericolo, come avviene invece ad esempio per i testimoni di giustizia. A quali sfide e bisogni concreti delle donne che rischiano di essere uccise da mariti e compagni devono rispondere le leggi? Se ne è parlato in un convegno alla Camera. Risposte urgenti in un'Italia che dal 2000 ad oggi conta oltre 3.400 femminicidi. Uno ogni due giorni e non è accettabile, quindi bisogna intervenire per fare delle norme più restrittive, ma anche per tutelare maggiormente, anche da un punto di vista economico, le donne e anche i figli, che tante volte rimangono privi di tutte e due genitori. Gli orfani di femminicidio nel nostro paese sono 2000. Lasciarsi alle spalle l'incubo del passato e immaginare un futuro spesso è anche un problema economico, come lo è per le donne che cercano una via di uscita dalla violenza. Se io non ho un'alternativa, non ho una casa, non ho i soldi, non ho un lavoro, come faccio? Ed è per questo che bisogna intervenire con politiche sociali. Penso al reddito di libertà, penso al microcredito. Quindi strumenti di autonomia per le donne e prevenzione dei femminicidi già tra i banchi di scuola. Abbiamo chiesto ripetutamente un piano organico sulle scuole di tutta Italia che parta dai bambini più piccoli fino all'università.